ed entri Don Gigi. Alleluia, 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 alleluia. Buonasera, buonasera, buonasera Don Gigi. Siamo veramente contenti. Abbiamo tanti fedeli, abbiamo tanti fedeli, fedele e basta, fedele basta. Mavia. Siamo veramente contenti perché oggi è la festa della Repubblica. Come sta Don Gigi? Bene, bene Don Gigi. Ho guardato tutta la mattina in televisore la parata. Vabbè, è una cosa bella, una bella cosa. Bella, bella, gli bella. È piaciuta la parata? Sì, a me è Pragio, ma sicuramente è Pragio De Bruso che l'ha fatto subire tutti i miei calamati, tutto questa macchina soccorrente. Non si scalava benzina per ballo. Vabbè. Vabbè, ma cosa c'è? Cosa era? Hanno bruciato benzina. La parata militare però è la festa delle forze armate, quindi è normale. Certo, certo, certo. Ricorda a tutti i bambini che stanno... Tanto la benzina chi la paga? No, soltanto gli uscendo. No, vabbè, che c'entra, però è certo. Una cosa bella. Ricorda a tutti i bambini che stiamo organizzando i campi scuola per l'estate, perché sta arrivando l'estate. Ah, bello, contenti. Beh, siamo già a luglio, sì, bello, 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 bello. E dove li organizzate quest'anno? Quest'anno li abbiamo organizzati a Sadali. Sadali? Sì, sì, sì. Dove sì. È nato Alessandro Pili, quel ragazzo? No, non è nato lì. Scemo che lavora con noi, lo conosce? Sì, sono deficiente. Questo deficiente. Però nasce a Sorgono. Ah, a Sadali su Babbo. Ah, salutiamo il Babbo di Babbo e mamma, ciao, ciao. Sa mamma. Eia. Che si gastianta? Si gastianta sempre. Ah. A schiacciatura c'è l'auto. Guardano, c'è Monelli, Monelli. Quindi lo organizzate a Sadali. A Sadali è bello, c'è fresco, ci sono le grotte. Le grotte, infatti. Corrado, sono in gui, quattro mandate, vanta in gui, spiccio, ok. I bambini nelle grotte. I bambini nelle grotte. Quattro mandate, quattro passate, sei blocchette, se rimangono lì. Ma no! E non c'è scelta sa conca Don Gigi. Vabbè, e Don Gigi va a mangiare culurgioni nel frattempo. Ma poverini i bambini, poverino, scusi. Don Gigi, poverino l'anno scorso, perché le abbiamo organizzate al mare l'anno scorso. Scallavo a Don Gigi. Ma perché? Gonfiando canuto. Però si ammazza Don Gigi. Dai, ma non dico. Ricorda a tutti i bambini che devono partecipare al campo scuola di portare il caschetto, questo dei minatori, con la candela carburo. E siete cortesemente pregati, tengo le metà di verra di Angioni a Don Gigi. Come a Don Gigi? Mi sono venuta questa grotta, che qua è pappa da Don Gigi. Adesso deve mangiare. Sempre mangiamo. Lei deve fare. Su musconi e currendi, sapezze e pude scendi. Saprei cos'è, sì. Che prego sei? Questo muscone. Questo muscone. Non abbiamo mai sentito questi. Hai visto come fa il muscone? Da stare a chiabenda tipo. Allora, ricorda ai catechisti che le ferie le possono prendere dal 25 giugno al 27 luglio, un mese, giusto? No, che... 27 giugno, dove dici? Come si va a panza a Savoni? se ne fanno, non torna Brutto. Ma non è che bello. Domino Babiscu, Papa su Francesco, la letturina. Una lettura che oggi? Letturina. Una lettura sulla Repubblica? No. Perché adesso? Non lo sapevo se c'era una lettura sulla Repubblica. Allora, dove è ambientata questa lettura? In quei giorni, nella Repubblica. De Maluento. De Maluento. No, ma che Maluento? No, dai, facciamo le cose. Allora. Domino Babiscum. Ma che Babiscum? Papa Francesco. In quei giorni un fariseo si trovava sulla riva del lago Mularja nei pressi di Donegala. Un fariseo a Mularja? Un Donegala, Sir Donegala. E ci va un fariseo a Donegala? Che senso so? Dai. Si avvicinò a dei pescatori che erano rientrati con la barca vuota e guardando la barca esclamò: là, tallastima, o i burri si va a pace zungas. Ma i pescatori, stanchi e delusi dalla giornata di lavoro, gli risposero: ascuta paguago, bello cantendi, la prossima volta che torras a Sinai, buona visca, ti vedo a Rogalla e ti portiamo con noi come esca. Cattivi questi pescatori cattivi. Certo. Al che il fariseo continuò dicendo loro: buona visca oggi e sempre. I pescatori irritati del suo ennesimo frasimo lo presero e dusegan ta tanchedda se lo portano e lo usano come esca. E tanta fu il pesce preso che riempirono le barche come non mai. Al che il pescatore più vecchio esclamò: in verità vi dico, su fariseo adessi buona frasim mai, ma sabezza sua sta di fatto viscai. Ma che lettura è questa? Lettura del frasimo. Ma sicuro? Sicurissimo. E adesso le mani nei coti. Alleluia, 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 alleluia. No! Don Gigi, lo sapete che non vedete quello che è meglio che non lo vediate, perché ha sfasciato tre persone del pubblico. Va bene.